parole per capirsi, era un modo per dire: io ti aiuto, ma tu devi diminuire il tuo impegno antimafia, devi fare un passo indietro, devi ammorbidire il tuo atteggiamento verso chi sei tu, insomma. Padre Puglisi non disse una parola, quindi si alzò e se ne andò. Salutò, disse buonasera e se ne andò, diciamo, rinunciando alla cospicua donazione, diciamo, che mi è regita. Altri, insomma, purtroppo non sempre. Voglio provare brevemente a allargare quello che Francesco Delizio si chiamava giustamente il contesto in cui Padre Puglisi viene eliminato. Siamo all'inizio degli anni 90, oggi sulle cronache che riportano i processi che si svolgono in questi anni si parla tanto di trattativa tra Stato e mafia, si dimentica che in quegli anni è in corso intanto una guerra della mafia contro lo Stato, ed è una guerra che ha per obiettivo ottenere una trattativa. Questa è cosa un po' diversa. In quegli anni la mafia sembra quasi, lo stesso Spatuzza fa una considerazione del genere, cioè sembra quasi aver mutato natura, cioè essere diventata un'organizzazione politico-terroristica, perché ha degli obiettivi politici nazionali. Ci sono le stragi di Capaci e Via D'Amelio nel 92, nel 93 gli attentati a Roma, Firenze, Milano, a Roma in particolare. Nel luglio del 93, lo ricordate bene, le chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro. Nel luglio del 93, poco dopo il celebre discorso di Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi di Agrigento, non a caso. In quel periodo diverse squadre di mafiosi si muovono lungo tutto il territorio nazionale. A Roma c'è una decina, si chiama così tecnicamente, insomma, il raggruppamento di Cosa Nostra, che è una base operativa, che ha i suoi agganci, che prepara gli attentati. Vengono da Brancaccio, vengono al territorio di Padre Puglisi. C'è un basista romano, tale Scarano, poi diventato pentito collaboratore di giustizia. Si trovano questi uomini, Graviano, Messina Denaro, altri. A un certo punto i killer che stanno preparando gli attentati, dice il pentito, questo è il processo in uno dei processi per le stragi di quegli anni, dice, a un certo punto questi qua siciliani dicono: dobbiamo tornare giù, abbiamo da fare. Scendono, ritornano in Sicilia. Dopo qualche tempo ritornano, il da fare di cui parla il pentito era consistito nell'eliminazione di Padre Puglisi.